Un gol per tempo ed il Palazzolo conquista la seconda vittoria consecutiva superando 2-0 la Cireale al termine di un derby ben giocato dai padroni di casa. Gialloverdi autori di una grande prova trascinati da un super provenzano, vero faro della manovra dei padroni di casa. Primo tempo dominato dalla formazione di Orazio Pidatella. All'ottavo primo tentativo del centrocampista, ma la sfera finisce alta. Al sedicesimo Aperi, approfittando di un errore della difesa ospite, si ritrova tu per tu con Costantino, ma si fa deviare il tiro in angolo. Al 28esimo nuova conclusione di Aperi che su assist di Impalla ricalcia alto di poco. Il gol è nell'aria e arriva al 36esimo. Aperi entra in aria ma viene fermato da due difensori. Poi, dopo un batti e ribatti, la palla arriva a Impallari che prende la mira e di destro batte l'estremo difensore Accese. Nella ripresa prova a reagire la Cireale che all'ottavo sfiora il pari. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva ad Ancione che batte di prima intenzione colpendo la traversa. Replica gialloverde al 12esimo con un'azione personale di Arigò che supera un avversario, entra in aria ma tira debole e centrale. Al 21esimo il Palazzolo raddoppia, l'autore del gol è Caputa che risolve una mischia in aria battendo di piatto l'incolpevole Costantino. La Cireale accusa il colpo e non ne reagisce, solo al 34esimo il Palazzolo rischia quando Ancione a tu per tu con Scordino perde il tempo e permette a Liga di recuperare con l'aiuto del suo portiere. Non succede più nulla, il Palazzolo amministra il doppio vantaggio fino al triplice fischio finale dell'arbitro Micheli di Padova e conquista altri tre punti preziosi per la sua classifica. Mi dispiace tantissimo perché le aspettative sia mie che della squadra erano diverse, della società. Tre sconfitte di seguito non si possono commentare. Qualsiasi cosa posso dire potrei sbagliare. Adesso bisogna chiedere scusa alla città, ai tifosi e cercare di rimediare il più presto possibile. Va dato merito ai ragazzi, io fino a un certo punto, io li vedo ogni giorno, lottano, sudano, sì, Giovanni, e quindi sì, è merito loro.